Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea Link 91 ed oggi si torna su Platino Extreme. Dobbiamo arrivare a Nevepoli e andare a vedere se Johnny è in salute, insomma, se gli è successo qualcosa. Quindi dobbiamo attraversare Monte Corona per poter appunto uscire dall'altra parte, ovvero dall'uscita nord in questo caso, per poter poi attraversare un percorso innevato, pieno zeppo di neve, per poter poi finalmente arrivare a Nevepoli, dove tra l'altro potremo anche provare a vincere la medaglia della palestra. Insomma, la squadra l'ho allenata, come ho detto appunto nello scorso episodio, era necessario assolutamente un upgrade dei livelli, perché già le scorse sfide avevamo Pokémon contro che erano del livello 60, praticamente indistruttibili, mentre io avevo ancora Pokémon al livello 47-49. Sì, gli altri erano sopra il 50, però comunque sia, era necessario appunto avanzare di livello. Ora c'è la nebbia e non ho scacciabruma con me perché ho preso appunto Bibarel piuttosto che Staravia, perché Staravia oramai non serve. Era necessario un Pokémon che conoscesse tecniche tipo spaccaroccia e forza, ed infatti è quello che ho portato, cioè Bibarel. Però va bene così, non è un problema. Lì, se non sbaglio, a fine gioco si trova Regirock, mi sembra. Mentre sull'isola ferrosa Registeel, che sarebbe anche più indicato. Sì, infatti per il momento non c'è nulla. L'astra saetta. Vediamo un po'. Due forgiarono la materia e tre lo spirito, dando vita al mondo. Oh! Bene, il mito della creazione. Eccoci fuori dalla caverna, comunque sia. Oh yes, signori! Inizia un nuovo viaggio in un nuovo percorso, ma se noi andiamo sopra c'è una bella sorpresa. Perché Andre Link non è stupido. Metal coperto. Un'altra? La seconda che trovo. La Lockdown colpisce. Qui c'è qualcosa? No, perché c'è già lì sopra, quindi... Qui? Ah, forse qui si taglia la strada. Infatti, se ce la faccio, Red Ask Noir. Dovrei però trovare Terror Panno. Vediamo un po'. Io sto affondando sempre più nella neve. Essere pronti per ogni evenienza, essere pronti per ogni sfida. E allora sfidiamoci. Penso che l'ultimo capo palestra sarà intorno al 70. E... quindi, insomma, intorno all'80 Pokémon devo averli tutti per la Lega. Perché poi, anche se sei di livello alto, però, è difficile comunque sia continuare con le sfide. Ma io direi anche che è da apprezzare la soundtrack qui della neve. Di questo percorso, che è bellissima, non me la ricordavo così bella. Davvero suggestiva. Ah, qui non si cammina. Ok. Tu, vieni qui, ti devo sfidare per salire di livello. Dunque, quella casetta, se non sbaglio, ti fa recuperare tutte quante le energie, quindi è molto importante. Però, cavoli, mi sono appena curato con le pozioni. Vediamo un po' se è questa la casetta appunto che mi ricordavo. Sì. Link ha fatto presto ad addormentarsi. Beh, con quel freddo che c'è fuori. Comunque sia, quando fuori fa freddo e dentro casa è caldo, sotto le coperte si sta benissimo. È stupendo. Specialmente la mattina, quando ti devi alzare per andare a lavorare. O a scuola anche, cioè. Tutte e due. La scuola è come un lavoro, solo che non vieni pagato. Comunque sia, stavo pensando che anche se questo episodio non dovessimo affrontare la palestra, avrei comunque un episodio di scarto ancora da recuperare, tra virgolette, perché ho fatto due palestre di fila, quindi, e rientrerei preciso nei 20 episodi che volevo fare. Perché Pokémon, bene o male, sì, è una grandissima serie, a me piace un sacco. È l'unica serie di cui ho tutti quanti i videogiochi, quindi proprio mi piace davvero davvero tanto. Però ecco, insomma, protrarla troppo a lungo non avrebbe senso. Marzia? Oh, Link! E qua inizia la tempesta. Non è che per caso stai andando a Nevepoli? Ci sto andando anche io. Usando la mossa a volo ci potrei arrivare all'istante, ma cammino per allenarmi. Non è certo un problema. Sono abituato al freddo perché giro scalzo e con vestiti leggeri. Achiu! No, no, non è niente. Davvero, non ho per niente freddo. Adesso devo andare. Mi raccomando, sii prudente. Beh, tesoro mio, io una volta, uscendo da lavoro, stavo andando a buttare la spazzatura. E
aveva nevicato. Qui la mia è una città portuale e che qui nevichi è un evento davvero raro. Però quell'anno nevicò abbastanza e si erano formate appunto le pozzanghere di neve. Ma sai quando si scioglie che rimane quella neve molla molla? Perfetto. Sopra a marciapiede non potevo passare perché era ghiacciato e se passavo sopra a marciapiede scivolavo ogni passo. Mi ero portato da casa perché ero andato al lavoro a piedi, dato che non potevo, dato che le strade erano molto scivolose. Allora che ho fatto? Mi sono messo le scarpe da sci. Le scarpe che tu usi per andare sulla neve, quelle belle pesanti imbottite. Ok, le ho messe. Vado a buttare la spazzatura. La neve mi arrivava fino allo stinco. Era totalmente ghiacciato. Io non potevo camminare in mezzo alla strada. Il marciapiede era ghiacciato, dovevo camminare tra i marciapiedi alla strada proprio dove c'era il peggio del peggio della neve mischiata d'acqua che faceva schifo. E mi sono ammalato, molto forte, niente febbre ma mal di testa, mal di pancia, mal di tutto. Ho preso di tutto, raffreddore, sintomi influenzali, tosse, ma niente febbre. Fu abbastanza strano. Oh ragazzi, qui l'area è davvero vasta. Potrei cercare allenatori, ma tanto poi mi allenerei per conto mio con i selvatici. Quindi no. Però questi che incontro sì. E se non sbaglio, nella parte destra c'è anche la gelo pietra, in modo da far evolvere Eevee in Glaceon. Non c'è. Ah ecco, trovo calcio, beh. Mi sembrava. Ma non si ammala l'allenatore ad entrare così in profondità con i vestiti. Insomma, si inzuppa tutto. Ma non potevano mettere gli sci in Pokémon come oggetto, oltre che la bicicletta? Cioè, sapevano di questa zona, l'hanno programmata. Metti che l'allenatore può prendere questo gira, che cos'è? Potevano mettere che l'allenatore prendeva un paio di sci, no? Almeno uno se ne andava un pochino più tranquillo. Ok, direi di proseguire. E andiamo direttamente a Rivargusia, andiamo al lago? Oh! Ehi Link, finalmente sei qui! Che lentezza, sei una lumaca! Ascolta Link, vedi come sono grumose le rocce qui? Non potrei scalarle finché non avrei ottenuto la medaglia di Nevepoli. Ad ogni modo, io me ne vado. Team Galassia, sto arrivando! Ma senza neanche scalaroccia, non è che senza la medaglia di Nevepoli. Senza scalaroccia non posso proprio. Mamma mia ragazzi. Ma perché sti punti con la neve che ti sommerge fino al naso? Quindi bisogna per forza battere la palestra e facciamolo allora! E lei? Oh ciao Link, sei qui per sfidare il capo palestra? Spero di vedere Bianca presto, prima devo riscaldarmi per bene. Oh, sappi che Bianca usa Pokémon di tipo ghiaccio? L'ammiro davvero tanto, è così colta. Voleva allenarsi con me per imparare qualcosa sui Pokémon di tipo lotta. Sai, Pokémon ghiaccio e quelli lotta sono come cane e gatto. Ok, a questo punto direi un attimino di vedere un attimo come funziona, perché non ricordo per niente il puzzle come funzionava. Però adesso potremo distruggere almeno queste, che non serve a nulla se non distruggi anche le altre. Insomma, sto facendo un lavoretto per nulla brutto, eh? Dunque, vediamo un po'. Quindi era qui. Poi bisogna andare da sopra. E poi si va qui. Ottimo. Bianca tesoro, sto arrivando. Eccomi. Vuoi sfidare Bianca? Perfetto. Stavo aspettando un allenatore abile. Ma ti avverto, sono forte, perché so come concentrarmi. Pokémon moda, amore. È tutta questione di concentrazione. Ti mostrerò cosa intendo. Preparati a perdere. Beh, preparati allora. Joy. Perché dovete rovinarmi così?
potrebbe rovinare. A parte che. Bella. A parte Joy. Joy è un nome da donna. Joy. Non si legge la E. Potrebbe essere fuorviante. Vediamo un po'. Forbice X. Ah, però è volante Mantic. Quello è Mantic che è volante. Ma Mantic che è la pre-evoluzione è volante anch'essa? Non ricordo. Scopriamolo. No, è volante anch'essa. Però ha fatto un bel danno. Però prendo lo stab con Forbice X. Potrei prendere il brutto colpo con Notte Spersa? Sì. Però è meglio evitare e andare sul sicuro con Forbice X. Che comunque sia un altro attacco. Però se sono confuso. Idropompa fallisce e non è più confuso. E Forbice X, il primo Pokémon di Bianca, se ne va, nanna. Bye bye, piccolino. Vediamo chi manderà in campo. Lopanni, cambio Pokémon. Simian che azzuffa. La facciamo finita in fretta, ragazzi. Vediamo Lopanni, sperando che sia femmina. Ok, perfetto. Non per qualcosa, però Lopanni maschio fa strano, dai. Diciamocelo, fa strano, su. Mi fa calare l'attacco, però. Maledetta. Però ha fatto un buon danno. Con un qualsiasi attacco, e se è super efficace, ancora di più. Tocca cambiare Pokémon. Mettiamo il Duce, che è tipo elettro. Con la prepotta poi è andata anche bene. Ci riprova! Ah, oh, accidenti! A Gible? Ma andiamo Donato allora, con gelo pugno. Gible è il suo penultimo! Wow! Ci siamo! Questa lotta è stata molto facile. Le altre saranno più difficili, sì. Specialmente l'ultimo capo palestra e poi la Lega che sarà a livello 90. Loudred, rimandiamo Simian, no? Con Zuffa e la facciamo finita. Per rompere il ghiaccio sarà il mio ultimo Pokémon. No, ho fatto fuoco carica per sbaglio. Oh, ma mi fa fuori. Forse no, gran voce. Ah, e finisce con Scintilla del Duce. Ed è andata bene. Devo ammettere che mi hai colpito. Potrei persino ammirarti un po'. Ma quanto vuoi? Quanto vuoi? Non quando, quanto. È più giusto ammirami quanto vuoi. Ma sì pure quando, chi se ne frega. Mettici tutto. Devo darti questo. La medaglia ghiacciolo. Ah, e poi devo anche andare a prendere Duskull. Ora da fare evolvere in Dusclops. Che io trovi Terror Pagni. Che io trovi Terror Panno oppure no. Però attenzione, MT72 Drago Artigli. Ad ogni modo, nel prossimo episodio andremo al Lago Arguzia. Grazie alle MN Scaleroccia che andrò a recuperare adesso. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno poi pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye. Yeah.